Poi saranno fra un anno i cittadini abruzzesi a decidere se questi numeri e se questo lavoro merita di andare avanti e di continuare e di portare a casa la chiusura di un ciclo importante di programmazione e di investimenti o se toccherà ad altri. Il governatore è pronto per un Marsiglio bis e oggi ha presentato qualche numero. 1400 giorni di governo alle spalle, un lavoro definito senza confini e alla base del bilancio ci sono 2 anni di pandemia, l'emergenza energetica perdurante e l'inflazione provocata dalla guerra in Ucraina. Portiamo a casa centinaia di milioni di finanziamenti in vari campi, dall'edilizia sanitaria a quella scolastica, agli interventi sull'idrico, una regione che 4 anni fa non aveva l'acqua potabile nelle case, soprattutto d'estate e in particolare in alcune città della costa. Oggi abbiamo centinaia di milioni di progetti finanziati, alcuni dei quali già in corso e rispetto ai quali già si vedono i primi risultati. E poi l'acquifero del Gran Sasso, tra i grandi compiti inevasi delle passate amministrazioni, che vedrà a breve l'apertura dei cantieri per la messa in sicurezza. Il punto inevitabile è stato fatto anche sulle infrastrutture, con la Pescara Roma in testa, che non resterà affatto una chimera. Qui si sta solo discutendo del fatto se la fonte di finanziamento utile sia quella del PNRR o quella dei fondi sviluppo e coesione o bilancio ordinario. Per noi nulla cambia se si paga con la tasca destra o con la tasca sinistra. Quello che è certo è che l'opera si fa e che dopo 100 anni quasi di disinteresse dello Stato per le ferrovie abruzzesi, oggi c'è un progetto che è stato condiviso tra Lazio, Abruzzo, Ministero ed RFI, ci sono progetti che hanno già ricevuto tutti i pareri e che stanno per andare in gara d'appalto. Se poi il governo ci dice che la tempistica stretta del PNRR mette a rischio la prosecuzione di quel finanziamento e quindi preferisce finanziarlo con altri soldi, a me poco o nulla cambia, l'importante è che si vada avanti e che si fa, ma non ho dubbi che il governo Meloni porterà avanti questa importante opera strategica. L'occasione di oggi anche per fare chiarezza sulle autonomie differenziate, strumentalizzate secondo Marsiglio dalla politica che non vuole risolvere i problemi ma ama fare chiacchiere. Al centro ci sono i livelli minimi di prestazione. Nel bilancio anche il 6 aprile, tra qualche giorno, si celebrerà il 14° anniversario che vedrà probabilmente la presenza del presidente Meloni. A quel momento di ricordo del sisma dell'Aquila che possiamo celebrare a testa alta. Nei giorni scorsi, dopo 3 anni di continui rinvii, il CIPES in 3 mesi di lavoro di questo governo ha approvato 50 milioni per la ricostruzione delle scuole, che è un baluardo della ricostruzione non soltanto fisica ma anche sociale e culturale del territorio.